Ciao ragazzi! E bentornati al Gormiti Show! Gianni, quest'anno ci sono tantissime novità! Eh sì, perché voi potrete partecipare al Gormiti Show virtualmente, come Giada? Basterà scrivere una mail a ciao@gormitishow.com. Per arrivare a una mail automatica con tutte le istruzioni da seguire. Esatto, e se questa mail non la vedete arrivare subito, controllate nello spam, ovvero la posta indesiderata. Perché le volte si nasconde. Questa mail può essere birichina e quindi va lì. Ma adesso Johnny ci sta aspettando nella sua cameretta un nostro amico. Super gormitico, Andiamo a vedere, andiamo a conoscerlo. Ciao Leonardo! Ciao. Ciao come Leo! Come stai? Bene! Come stai? Bene? Sì. Sei contento di parlare con noi? Sei contento di essere al Gormiti Show? Sì. Che bello! Wow, ma quanti gormiti hai? Ma quanti anni hai? Sei anni! Sei anni, wow! Ma e i gormiti ti piacciono da tanto? Sì. Da quando è iniziato il coronavirus. Da quando è iniziato il coronavirus? Li hai scoperti? Sì. Perché eri a casa e a scuola? Sì. Quindi noi ti abbiamo fatto un po' compagnia, vero? Dai, meno male. Ma vediamo che hai una super collezione, vuoi farcela vedere? Ci fai? Vieni davanti alla telecamera, facci vedere un po' di gormiti, vai, portaceli qua, bravissimo, così. Facci un po' vedere. Spiegaci un po'. Vai, spiegaci, raccontaci un po'. Allora, lì chi hai? Fa vedere. Questo è Eklos. Eklos? Ma domanda, Eklos è un cattivello o è buono? Cattivo. È cattivo, sì, fa parte proprio dell'Eclipse. È un birbante. È un birbantello. Poi chi hai lì? Fa vedere un po'. Ho Elettrono grande. Wow! Bello, quello mi piace tantissimo a me! Sì, Giada, e si illumina! Sì. Lo so bene! Bellissimo! Che bello! Ed è il tuo preferito lui, oltre Lord Eklos? Sì. Ti piace? Immaginavo, sì. Si illumina di verde. Ok, poi? La Torre degli Elementi, l'ho vista. La Iskador? La Iskador, bella! Wow. Quella è nuova! Vediamo adesso che la telecamera viene anche più vicino, la vediamo. Oh, che bella! Wow, ed è vicino alla Torre degli Elementi. Eh sì, poi lo sai che se tu fai così sul... Esatto, lì si apre tutta la Ma penso che sappia tutto ormai, super... Vero? Vedi, attivisti. Ok. La Iskador è pronta per partire. Per combattere, sì, perché la Iskador combatte contro i nemici. Poi hai la Torre Mecha, giusto? Anche quella fa le luci, vero? Fa il fumo anche. Eh sì, esce tipo un fumo. Sì, ma non lo voglio accendere. Non lo vuoi accendere? Certo. No, perché sennò magari scarica l'acqua. non accendiamo. Deve tenerla per quando deve giocare. Non ce l'ho messa. L'hai già messa? Ok. È preparata, giusto. Il bracciale degli elementi lo vedo aperto. Bravissimo. Ma tu hai un gormita preferito? Lord Eklos. Con Lord, sì. Lord Eklos e Lord Electrion, giusto? Sì, ma nei suoi giochi, ma nel cartone animato. Ah, magari. Nel cartone animato. Lord Sol. Lord Sol. Vedi che è diverso. Ah, ok, beh sì. Ma vuoi dirci qualcosa? Vuoi raccontarci qualcosa che vuoi... Tutto quello che vuoi, vuoi raccontarci... Una sfida che hai fatto gormitica, quello che vuoi. Noi siamo qua con te per ascoltarti. Provo a pensare. Non te lo ricordi? Non ti viene nulla? Allora ti chiediamo noi qualcosa? Sì. Dai, allora chiediamogli qualcosa. Allora. Okay. Vediamo. Vai tu, Giada. Hai detto che hai 6 anni, giusto? Sì. Ma è il compleanno quando lo fai? In che mese? Il 7 luglio. Ah, luglio. Quando fa caldo, beato te. Eh sì, noi facciamo gli anni quando fa freddo. Sì, a dicembre fa tanto tanto freddo. Almeno tu puoi fare la festa in piscina. Al mare. O al mare, è vero. Noi la facciamo in montagna con la neve.
Sì, è vero. È bella la neve, non ti piace sì, la neve? È bella, però preferisco il caldo. A te piace di più il mare o la neve? Neve. Ah, neve. La neve, la neve. Ma allora facciamo cambio? Facciamo cambio, dai, noi andiamo al mare. No, 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 bene, no. Non vuole. Ma no. Hai un popolo preferito dei gormiti? Un popolo che ti piace più degli altri? Lord Solar. Il popolo dei Solar. Ah, ok, il popolo dei Solar. Che beh, giusto, è un nuovo popolo, quindi. Giusto, giusto, giusto. La novità ci sta. Ci va sta. Bene, allora, prima di chiudere, noi facciamo una cosa con i bambini che abbiamo già fatto, è aprire le braccia così con noi. Apri più grandi e ci abbracciamo. Dato che non possiamo fare dal vivo. Dato che non si può fare dal vivo, lo facciamo virtualmente. Con questo noi ti ringraziamo di essere stato con noi, di averci fatto vedere la tua collezione super gormitica. Che è davvero bellissima, ne hai tantissime. Ne hai tantissime. Ma un'ultima domanda, hai visto il film dei gormiti? No. Allora no, guardalo. Guardalo perché è molto bello. E poi ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi nel film, è vero, ci siamo anche noi. Noi con questa ti salutiamo, ti facciamo un grande ciao. Un bacione e tantissimi saluti. Ciao e un bacio. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi! Ciao! Benvenuti al Gormiti Show! Allora, chi è Ravi e chi è lei? Io sono 24 anni. Io sono 8 anni. 8? Sì, 8. Noi siamo qui oggi perché sappiamo che avete una collezione super mega gormitica. Che volete farci vedere, far vedere a tutti quanti. Lo sapete che lo vedranno tantissimi bambini, ma tanti, eh? Sì. Lo sapete? Ok, ma fateci vedere un po', vai, fateci vedere. Cosa avete lì? Allora, qua abbiamo tutti i T-Lord. Tutti i Lord? Tutti i Lord. Qui abbiamo un popolo del ghiaccio e poi quello del vento. Perfetto, poi c'è anche il titano degli elementi che guardate chi c'è qua dietro, noi. Fate un po'. Qui in persona. È in persona, hai visto che è grande che è? È grandissimo. È più alto di Gianni. È più alto di me che è già, comunque guarda lui. Poi vai. Poi vedo che c'è anche titano lì. Sì, qua c'è il popolo della terra. Qui il popolo del fuoco. Perfetto. Poi? Qui ci sono uno strato di cattivi. Ho visto, c'è anche Orion. Sì, è anche qua. Sì. Ci avete anche la calza dei gormiti. Sì. Ma l'avete aperta o ancora chiusa dalla Befana? No, è chiusa. È chiusa, Giada, è chiusa. È chiusa, non l'avete ancora aperta? Non l'avete mai aperta? No, aperta. Ah, dicevo, okay. Che bravi, non essere curiosi di vedere cosa c'era dentro. Però voi l'avete appesa perché è bella, giusto? Sì. Ma qual è il vostro gormita preferito? Invece il mio Saburo. Saburo? Ah. Wow, sì, il popolo del fuoco, Giada, Saburo, come il mio popolo preferito, Invece il mio popolo preferito è quello della roccia, che adesso è diventata cristallo. Eh sì, lo sapete che adesso è cristallo, non è più roccia? Sì. Ah, sì. Ok. Vi siete informati, allora siete dei fan veri. E poi cosa volete raccontarci? Dai, raccontateci qualcosa, chiacchieriamo un po'. Volete farci delle domande, delle curiosità sul Gormiti Show? Allora, vai. Ho fatto tante storie. Sì. Abbiamo fatto tante storie. Ok. Quali? L'ultima che abbiamo fatto è quella in cui allora, i buoni stavano tranquilli nella torre, dopodiché sentono un rumore provenire da sopra. Sì. E poi? Controllano, non vedono niente, si rilassano un po', dopo arriva Greg e arriva Greg. Poi si teletrasporta tutti gli altri nemici. Sì. E fanno una mega lotta. Una mega lotta, wow. E chi vince tra tutti? Io sono curiosa di saperlo, chi vince? Ormai siamo qua alla fine della storia.
I buoni. Giada, abbiamo fatto una storia simile a questa. Sì, ma se ti piace scrivere delle storie, scrivicele, mandale, che noi le mettiamo in scena. Hai sì, visto? Sì, c'è proprio puntate? Il sito, eh? Gormitishow.com. Così vi divertite insieme, ha fatto una bella storia e poi noi ci divertiamo. Sì, noi la facciamo. A metterla in scena, a farla vedere a tutti i bambini. Ok, guarda che l'aspettiamo davvero. Aspettiamo anche le vostre foto, eh. Sì. Ma vi piace disegnare invece? Sì, a me sì tantissimo. Quindi, allora aspettiamo tantissimo vostri disegni che metteremo nelle prossime puntate. Noi li aspettiamo davvero, eh? Okay. Noi li aspettiamo. Cioè, ce la ricordiamo noi, Giurin Giuretto. Dovete fare. Giurin Giurello, comunque. Giurin Giurello. ti ha corretto anche lui. Ok, va bene. E niente, con questa noi vi salutiamo così, apriamo le braccia. Anche voi. Aprite le braccia. Ok, e abbracciamoci. Ci abbracciamo virtualmente. Ok, perché così possiamo abbracciarci, va bene? Va bene. Okay. Avete qualche domanda da farci prima di salutarci? Volete chiederci qualcosa? No. O altrimenti salutare i vostri amici che vi guardano. Volete salutare un vostro amico, un vostro zio? Vai, saluta allora, cugino. Saluta chi vuoi. Ciao. Salutate. Salutate anche la vostra classe che vi vedrà, lo sapete che loro vi vedranno? Sì, sì. I vostri amici, eh? Salutiamo la nostra classe. Ok, allora un saluto alla vostra classe. Allora salutiamo anche noi la vostra classe. Ciao. Ci facciamo un grande ciao, ciao ragazzi. Ciao, vediamo tutti i vostri disegni. Ciao. 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 Oh, Giovanni, è arrivato il momento di sfidarti. Lo so, infatti adesso ti sfiderò, Giovanni. No, io vincerò perché sono carichissima, questa volta ti imbatterò. Ma stai calma, cosa stai facendo? Perché sei così carica? Lo sai perché? No, non lo so. Lo perché. Sai perché? No. Perché nella scorsa puntata si sono sfidati due nostri amici che mi hanno dato la carica per vincere e sconfiggerti. Giada, carissima Giada, è impossibile, lo so. Io vincerò. Va bene, vediamo. Chi vinca il migliore, vai. Concentrazione. Pugnetto, Giada, il pugnetto. Un attimo, mi sto concentrando. Concentrati, è finito? Ok. Pugno. Vai. Io non capisco perché sempre davanti a tutti i bambini che ci seguono... Non parlare. Vedi te. Mi sconcentri. Ok, Giada. Va bene, ci sta. Sono contento, mi piace. Non è il mio popolo preferito, ma mi piace. Sì. Perché ovviamente il mio è il magma. Ho trovato, signore e signori, bambini e bambine, Karak! Io ho trovato Krobok. Ah, un buono contro un cattivo, eh? Ok. Vincerò. Non penso proprio, Giada, sì? Perché io sulla card ho il numero 8. Anch'io il numero 8. Ok, siamo pari. Che ridi. Siamo pari. Sotto il piede di Karak, Giada, ho il numero 3. E io quindi ho fatto 11 perché si fa la somma. Che c'è? Sei pronto? No. A piangere? Non piango. No, non perché piangerò mai. Perché io ho il numero 4 e ho vinto, Johnny! Fa vedere. Ho vinto. Visto che i miei amici mi hanno dato la carica? Non è giusto! Hai visto? Giada, non è un 4, è un 2. Non è vero, è un 4. Io non baro, sei tu quello che baro. Non è vero, ho perso. Vabbè, ho perso una volta in tutte le puntate del Gormitishow, capirai. Johnny, a volte si vince, a volte si perde. Tutte le volte che ho perso io mica piangevo sempre. Va bene, Giada, va bene. Sai cosa ti dico? Che cosa? Che visto che ho perso, io ti sfido in una challenge. E sai cosa ti dico? Che io accetto e vincerò ancora. Allora vedrai. Vedrai tu. No, vedrai tu. Tu, andiamo. No, tu. 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 Oh, eccoci qua, bambini. E voi siete pronti per la challenge? E tu sei pronta?
Dai, spiega queste challenge, quali sono le regole? Non ti vedo tanto pronto, Gio. No, perché allora, non so che cosa hai preparato. Non sai cosa ho in mente. Allora, come vedi davanti a noi, bambini, voi non lo vedete, ma noi abbiamo un grandissimo monitor, ovvero una televisione. Vediamo un film. Ma che film, Giada? Ma che challenge è? Magari mangiare i popcorn? Sarebbe bello. No. Allora, la spiego. Praticamente, su questo monitor ci saranno diverse sagome dei gormiti. Che anche i bambini vedranno contemporaneamente insieme a noi. Ok, così possono giocare. Bello, così giochiamo insieme. Esatto, giochiamo insieme. Dobbiamo indovinare in 10 secondi. Ma è pochissimo. In 10 secondi, indovina un po' già da che cosa? Che sagoma è? Che sagoma, che gormita è dietro quella sagoma? Ma Johnny! Dai, su, su, ma su. Ma vinci sicuramente! Stop! Pronti che partiamo e giochiamo, è dai. È difficilissimo. Non ti preoccupare, dai. Allora, prima immagine, indovina il personaggio misterioso in 10 secondi. Pronto? Sì. 2, 1. Allora, posso dirlo io? No, aspetta, è Lord... 5 secondi. Carrion. Hai capito, Giada. È Carrion? Sì, è Carrion, dai, lo sanno tutti, anche i sassi. Sì, ok. Era facilissima questa, te l'ho abbonata, hai vinto questa. Ah, ok, 8, 7... Zephyr? Sì, mi sa che è lui. Popolo del vento, no? Sì. Sì, bravo. Cosmo, sempre il Cosmo. Ah, ok. È un Hyper Beast? È Piron. Sì. Sì, si capisce. Adesso niente. È il suo ringhio. Ok, sembravi un cagnolino. Ma che cagnolino? Sembravi un gattino. Ok. Ah, ok Giada, loro sono dei cattivelli, si chiamano Dronok. Ah, i nuovi cattivi. Sì, sono uno sopra l'altro, che carini che sono, sono carini però. Ma sono cattivelli. Hanno questa faccia qua. Hanno diverse facce. Vai Giada, forza, dai inizia con l'H, Idros. Ti ho aiutata. È un attimo, ci stavo pensando. Vabbè, ti ho aiutata. Idros. Ci siamo. Ok, adesso prossima immagine io, ovviamente un Hyper Beast, è la Hyper Beast del Cosmo, ok, ed è, oddio non lo so, Vrago. Ma è finta? quasi. Okay. C'è un altro. Ah, l'ultimo. Aspetta, alle ruote. È un cattivello, non è un trattore. Crobox. Crobox, mi sono confuso un attimo con gli altri. Lo so. Crobox! Wow! Allora! È finito? Ah no, sono un altro. Ah no, è vero, manca... Ok. Io ce l'ho. Ma tocca a me, è vero. È Karak, ovviamente. Giusto. Questa era più difficile, sai? Ma vai, facilissima. Vediamo. Sì, è bravo! È bravo! Non so che sono a bravo. Hai fine. Finito! Io pensavo avessimo finito prima. Bravo! Bravo Johnny, bravissimo. No, dai, abbiamo fatto più o meno uguale, no? Allora, se dobbiamo essere sinceri, ti ho aiutato un pochino. Però, visto che questo nuovo anno gormitico sono diventato molto buono. Ok, dai, Giada, va bene. Abbiamo vinto tutti e due. Va bene. Ok, andiamo. Allora, batti un 5. E andiamo avanti. È arrivato il momento della bacheca gormitica. Eh sì, già, l'hai detto bene, ci sono arrivati un sacco di disegni, foto, dediche. Vai, andiamo. Vai, inizia a leggere. Allora, Lorenzo ci manda una bellissima fotografia con i suoi gormiti e ci scrive: ciao Gianni e Giada, siete bravissimi, un super abbraccio da Lorenzo e vive gormiti. Ciao. Grazie mille. Grazie. Ciao. Guarda la foto, Giada. Che bella, una collezione super. Wow, pure la torre degli elementi, bravissimo. Vai, andiamo avanti. C'è scritto Martino, ci ha mandato una foto, sì? E la sua dedica è questa. Vai. Ciao Gianni e Giada, sono Martino, ho 3 anni e mezzo, abito in provincia di Pavia. 3 anni e mezzo. È piccolino. Sono fan dei gormiti, vi seguo sempre e il gormita preferito è Vulcan e Lord Carrion. Bravissimo. Vi mando la foto con tutti i miei super gormiti, vi abbraccio, ciao. E ciao anche a te, wow. Guarda com'è contento. C'è anche Lord Electrion, Giada, guarda in fondo, c'è Gorok. Wow, ma ne ha davvero tantissimi. Sei stato stracarino, grazie. Proseguo con Mattia che ci manda un bellissimo disegno e ci scrive:
Ciao Gianni e Giada, mi chiamo Mattia, ho 5 anni, sono un vostro grandissimo fan e non mi perdo nessun vostro video. Bravissimo. Vi ho mandato il mio disegno di Carrion contro Ultra Lord Voidus. Wow! Wow, guarda, chi è che sta vincendo però? Hai visto che testa in giù? Testa in giù, e mi sa che lui è Lord Voidus e Carrion, Carrion sta vincendo. Lo sta sconfiggendo. Bravo Mattia, bravissimo. E poi ci ha scritto Michele, sì? Anzi ci ha inviato un disegno. Ah, ok. Ha fatto il disegno di Orion. Orion, evidentemente, è il suo gormita preferito. Penso di sì, penso proprio di sì. Grazie bambini, davvero, grazie di cuore. Se anche voi volete vedere il vostro disegno, basta che andate sul sito gormitishow.com. Esatto, seguite le istruzioni. Giada, è finita la puntata, cosa devono fare i nostri amici? Dovete continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like e condividete il video. Mi raccomando, un saluto da Johnny e Giada. Ciao.